Un saluto a tutti gli amici di Games Collection. Ciao amici! Ti intrometti sempre. Da parte di Marco Cliclock. Io sono Renato, Iriu. Sto mangiando i taralli. Ma questo vuole fare, non fa niente, non si fa guardare, ci sono buoni motivi e Banjo-Kazooie. Io lavoro con la testa. Detto questa bella cosa, direi di partire subito. Parliamo di un gioco musicale. Un gioco musicale da parte della Konami, lato Beimani. Non parliamo di Bitrain, non parliamo di Greta Freaks, non parliamo di Drummania, non parliamo di niente. Arrivederci. Parliamo di Keyboard Mania. Keyboard Mania è una serie un po' sfortunata, a mio parere, perché comunque non ha avuto il successo che meritava, almeno per come la vedo io. Keyboard Mania, come dice stesso la parola, ci permette di utilizzare una tastiera. Adesso, come vedremo dall'interno di questa confezione, noteremo praticamente non poche similitudini con la attuale tastiera, per modo di dire, uscita 3 anni fa, di Rock Band 3. E apriamo questa bella confezione. Questa è un po' più vecchiotta, diciamo. Questa qua è un po' più vecchiotta, sì, stiamo parlando comunque di un gioco che è uscito i suoi bei anni fa, se riesco ad aprirlo. Allora, vorrei dire che Marco sta aprendo le sue copie brand new dei giochi, unicamente per Games Collection. Mamma mia, ho perso una scommessa. Per l'amore che ha con Fedeweb, la simpatia che ha per Manuele. Sì, e la voglia di sadomasochismo che hai in me. E anche un po' di amore per Mamo-chan. Quello soprattutto. Lo salutiamo, ciao. Allora, vediamo un attimo prima che c'è all'interno. Allora, vediamo questa bella tastierina con due wheel. Con due rotelle. Ma apriamo. Vogliono vedere qua. La gente vuole vedere, vuole toccare. Tarallo di traverso. Allora, la prima cosa che riesco forse a prendere è il gioco. Il gioco all'interno non ha tantissime canzoni, se non mi sbaglio sono circa 21, quindi non è che c'è molto da fare. Però devo dire che è molto divertente. E sono le stesse che ci sono nella versione arcade, c'è anche una versione arcade del gioco. In sala ne sono usciti 3, purtroppo solamente 3. Allora, questo qui... Vuoto a prescindere. Vuoto qui, vuoto lì. Un bel manualetto dove praticamente dice anche, non dico una bugia, dice anche che lo stand che viene utilizzato in Drummania può essere utilizzato, altro gioco della Konami, del lato Beimani, può essere utilizzato anche per la tastiera. E questo non è. Invito poi a vedere un altro video. Sì! Tra noi. E che lo dice a fare? Abbiamo, non so se è già stato caricato online. Di se avete notato che uso la stessa camicia. Sì. Allora. Quindi ogni volta che deve fare i video metto questa camicia. Sì. Aspetta, che qua è pericoloso. Allora, c'è l'apertura. Se si spacca qualcosa. I giapponesi sono persone serie. Voi poi non lo sentite, ma io sì, dopo me lo devo servire. Allora, la tastiera. Vediamo dal suo bel involucro di plastica. La pastiera? Ecco qui. Quella napoletana del video. Allora, questa bella pastiera, questa bella tastiera di 25 tasti, praticamente di 2 ottave, e in verità permette di utilizzare, un giocatore, come vedete ci sono 2 rotelle, in realtà solamente se a seconda se viene utilizzata la mano sinistra o la mano destra. Il gioco permette anche di effettuare una modalità di gioco chiamata double, che permette di usare 2 tastiere, oppure, volendo, è possibile utilizzare una tastiera, in questo caso c'era praticamente il limite di utilizzare una tastiera Yamaha, una Wix 16 o qualcosa del genere, che nella sua interezza poteva permettere ai giocatori di giocare in single mode. Togli un po' lo scatolo perché non si vede bene la pastiera. La tastiera, vi dico la verità, è di discreta fattura. Sì. Il gioco come funziona? Il gioco funziona un po' perché poi in realtà altre non abbiamo detto. Questi giochi musicali come funzionano? C'è una barra praticamente in basso e un tot di praticamente di piccole, non so come chiamare, note che nel momento in cui vanno a trovarsi sulla linea della stessa barra devono corrispondere praticamente a uno dei tasti. Questo ci permette, diciamo, magari possiamo vedere anche un video qui in sovraimpressione. Sì. E come potete vedere, praticamente a seconda dei tasti, della precisione con cui vengono premuti. Chiaramente ci sono dei voti che vanno da un good a un grit. Il concetto di tutti i rhythm game della Konami, no? Dai Beatmania. Ma anche poi degli attuali, Anche se la visualizzazione è un po' diversa come. Sì. Questa è una visualizzazione classica bidimensionale alto-basso. Invece questa è sempre in verticale, a differenza di Guitar Freaks che è verso l'alto, questa è verso il basso. Le musiche, come dicevo, sono 21. La cosa particolare, fortunatamente ottima, è che almeno la Konami ha avuto il buon gusto di far uscire per PlayStation 2
anche il secondo capitolo. In realtà... Sembra il signor Barnes in questa cosa. Eccellente. Il secondo capitolo. Keyboard Mania 2. In verità questo secondo contiene anche il terzo mix. Perché? Sia perché praticamente non hanno fatto più nessun altro, sia perché fortunatamente l'insieme dei due mix all'interno della confezione ci permette di giocare sulle 55 musiche. Il gioco è carino, come per tutti i Rhythm Games. Ovviamente deve piacere il genere, perché altrimenti... Ovviamente sì, io sono... Bisogna essere anche un pochino portati, perché non è sempre facile. Sì, sì, questo qui, per carità, si possono usare anche tutti e 24 i tasti, però esiste un Light Mode che permette di utilizzarne 12. Proprio come nella versione di Rock Band c'è il Simple Mode per... Sì, Simple Mode, Rock Band, vabbè, esistono i vari 5 modalità praticamente di livelli di difficoltà. Più o meno sui prezzi come siamo messi qua? I prezzi, anche in questo caso qui, questo qui l'ho comprato veramente a poco, parliamo sempre di nuovo... L'ho comprata a nuovo, mi pare sui $23. Comunque non è un oggetto semplice da trovare, diciamo. In effetti non è difficile trovare, diciamo, non è difficile pagarlo poco. Il problema è trovarlo al momento giusto, come un po' tutto. E poi c'è sempre il solito problema delle spese, insomma. Che non ha i livelli di Drammenia, che contiene anche uno stand in metallo. Questo qui comunque risulta abbastanza pesante. È ingombrante. È ingombrante, sì. Quindi invece per quello che riguarda il gioco, il secondo ha delle quotazioni non proprio bassissime, se non sbaglio. Non proprio bassissime, ma sì. Però a dirti la verità, questo l'ho pagato, mi pare, sui $10, $12. Eh beh, quindi ti è andata bene, insomma. Sì, no, vabbè, ma questi giochi l'avrei preso anche un po' di più, perché comunque sono titoli che a me piacciono molto. Detto questo, io saluterei tutto tra gli baracca e burattini. Ti meriti un bel tarallo. Mamma mia, non vedo l'ora. E detto questo, io alla saluto prossima. Gli amici, da parte mia e da parte... Da parte mia. Ciao! Ciao!